È arrivato il momento di svapare. Svapo web. Non abbiamo mai chiesto aiuto a nessuno. Quello che abbiamo fatto ci siamo fatto da di noi. Anche però con la piena disponibilità di quella società. Non è la società che ci tiene grandissima considerazione qualsiasi cosa che richiediamo. È una testimonianza importante la vostra e quindi diciamo che si auspica un tour tra i vari club della provincia. Sì, diciamo che vorremmo gettare le basi per partire con un tour vero e proprio e portare la testimonianza dei biancoverdi insuperabili in giro per l'Irpinia e far capire che oltre al classico tifo esiste anche un tifo organizzato dei diversamente abili. Quindi la cosa principale è far capire ai diversamente abili che vorrebbero avvicinarsi allo stadio e alle partite dell'Avellino che lo possono fare tramite il gruppo dei biancoverdi insuperabili, perché molte persone purtroppo ahimè non sanno che c'è la possibilità di poter venire a vedere le partite al Partenio essendo diversamente abile. Questo non deve esistere, il gruppo esiste per questo, siamo sempre disponibili e cerchiamo sempre di risolvere tutti i problemi dei diversamente abili. E poi hai annunciato anche una novità importante, state lavorando per costituire un vero e proprio club dei biancoverdi insuperabili. Sì, ovviamente è importantissimo dare a loro un club dove si possono poi eventualmente riunire e avere anche un punto di incontro tra tutti i tifosi dell'Avellino Calcio, tra normodotati e ovviamente diversamente abili. È un progetto sul quale ci stiamo lavorando da qualche anno, perché non è semplice, è necessario avere degli spazi abbastanza organizzati, un locale bello grande, insomma ci stiamo organizzando anche per questo qua e sicuramente ci riusciremo. Che emozione è stata vedere questi ragazzi che nonostante le tante difficoltà portano avanti una passione, quella per i colori bianco-verde? Ma l'emozione, secondo me è un'emozione indescrivibile, perché questi ragazzi purtroppo nella loro sfortuna, diciamo così, ci insegnano un sacco di cose. Noi forse ci lamentiamo perché il telefono non va o perché sapere che questi ragazzi fanno sacrifici enormi per seguire una squadra di calcio è eccezionale, è un'emozione indescrivibile. Probabilmente non è stato a caso il vostro invito, perché nel calcio moderno, un calcio che pone tante barriere tra il tifo e la squadra, tra i tifosi in generale, tra le due tifoserie, c'è una parte di tifo rappresentata dai biancoverdi insuperabili che cerca di superare altre barriere probabilmente anche più difficoltose. Ma sicuramente, noi con i biancoverdi insuperabili ci siamo conosciuti a Rivisondoli 3 o 4 anni fa. E poi ci siamo incontrati nei vari ritiri, perché purtroppo loro stanno in un settore che è diverso dal nostro, insomma non ci incontriamo, però ci eravamo sempre incontrati, salutati, conosciuti, e quindi è una cosa che è nata già da un poco di tempo, insomma. Poi oggi è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta che ci ha fatto fare questo convegno, che secondo me è stata una bella manifestazione.